Il terzo gol in carriera al Barletta di Mariano Arini è quello che decide il derby, forse l'ultimo della storia della BAT, in favore dell'Andria. Mancano pochi minuti al termine del primo tempo. Contessa va via a Calapai, serve Innocenti che lavora bene di sponda per la bestia nera dei biancorossi. La sua stoccata con il destro non lascia scampo a Pane. Gli azzurri riscrivono così la storia ed espugnano per la prima volta il Cosimo Puttilli. La vittoria degli ospiti non fa una grinza. È giusta, meritata, cercata con maggiore insistenza e determinazione. Andria con le idee decisamente più chiare, Barletta senza mordente. La sintesi del derby è tutta qui, un derby cominciato discretamente per i padroni di casa, in un primo tempo che nel complesso però ha riservato ben poche emozioni, fatta eccezione per la parte finale, per il gol di Arini, pesante come un macigno nell'economia complessiva della partita e non solo, anche della stagione dei biancorossi. Cosco, due derby, altrettante vittorie e felice per i suoi ragazzi capaci di non lasciarsi distrarre dalle vicende estranee al rettangolo di gioco e soprattutto per i tifosi dell'Andria. La cosa bella di oggi, ripeto, è la soddisfazione di aver dato una grossa soddisfazione ai nostri tifosi e soprattutto è stata una grande cornice di pubblico perché era un bel vedere dalla panchina. L'umore è decisamente diverso invece sulla sponda biancorossa. Il cambio di panchina con l'arrivo di Stringara al posto dell'esonerato Novelli non sortisce gli effetti sperati. Il Barletta non sa vincere, anzi continua a perdere, non brilla più sul piano del gioco come ad inizio stagione. È una squadra che ha paura dell'avversario e di se stessa. Il 3-5-2 senza un riferimento in avanti schierato inizialmente dal nuovo allenatore del Barletta non ha convinto. Le cose sono leggermente migliorate nel corso della ripresa, con un immediato dietrofronto sotto il profilo tattico e il passaggio al 4-2-3-1, ma senza risultati positivi. Il rigore sbagliato in apertura di seconda frazione da Dezzi ha poi distrutto i biancorossi anche dal punto di vista psicologico. Stringara non è contento al termine del match, ovviamente non può esserlo. Quando si perde io mi metto davanti a tutti e ci metto la faccia, quindi stasera abbiamo perso tutti, assolutamente non è un problema di chi e di come. Ti ripeto, questa squadra qui ha bisogno dell'anima, non abbiamo l'anima. Vince l'Andria dunque, che nel finale spreca più volte la possibilità di raddoppiare le marcature e rigore di Innocenti in pieno recupero compreso. Vince e vola 12 punti in classifica, 13 quelli conquistati sul campo degli azzurri. La strada verso la salvezza è ancora più lunga, ma l'Andria c'è, lotta, corre e fa ben sperare. Molto più complicato invece è il cammino del Barletta. Un Barletta che non vince e non gioca con la giusta cattiveria. Un Barletta che può solo consolarsi con la compagnia della Carrarese in ultima posizione.